Giampaolo Muro, finalmente vi siete sbloccati. Prima vittoria della Lega, soprattutto che vittoria, perché avete incontrato il Grazia capolista, ma poi c'è stato oggi tutto. Prestazione, gol, mentre nelle altre gare, togliendo Carbonia, rimaneva solo la prestazione e pochi punti, solo uno ne avete fatto. Sì, oggi finalmente abbiamo raggiunto questa vittoria che credo che sia anche meritata per la prestazione che abbiamo fatto sia al primo tempo, creando almeno quattro palle gol, per non parlare di qualche ultimo passaggio. Avete reclamato anche dei calci di rigore Abbiamo reclamato per qualche dei tocco calci di di mano. rigore, però l'arbitro credo che tre almeno, però vabbè. A parte i rigori, comunque sono molto contento per i ragazzi perché ci tenevamo tantissimo a fare una vittoria e che un po' girasse anche dalla parte nostra. Un po' di paura l'ho avuta quando abbiamo preso al 90esimo il 2-1. L'unico errore che abbiamo fatto l'abbiamo pagato. Purtroppo è un periodo che ci stava girando sempre male, con errori individuali li stavamo pagando. E come ti ho sempre detto e ho detto anche ai colleghi, è solo questione di tempo, trovare la quadratura, trovare la squadra, ma oggi posso dirgli che dal primo all'ultimo la differenza l'hanno fatta non solo chi è stato in campo dall'inizio, ma anche chi, come Isaia che è entrato, era un leone, o Herman Ha che è preso tre entrato, palloni di o fila. Herman che è entrato e con molta calma fa un gol di grande. Bellissimo gol, soprattutto ha avuto la calma di piazzarlo. Questo è l'esempio che stava mancando. Oggi finalmente ci sono stati anche i gol e sono molto felice, soprattutto per loro. Li volevo ringraziare uno a uno perché li ho anche ringraziati uno a uno, perché sono stati veramente bravi. Tra l'altro li stai ringraziando anche perché di fatto punti di ruolo non ne stanno venendo meno e quindi devi un po' cercare di quadrare i conti lì davanti. Sul piano del gioco ci siete, non concretizzate le occasioni, almeno fino a quando poi avete fatto i due gol, finalmente. Sì, però io parto dal presupposto che è importante esserci e soprattutto creare. Poi i gol arrivano, ci sono già passato io quando giocavo, che ci sono periodi che puoi sbagliare, ci sono periodi che paghi tanto, ci sono periodi che ti sbatte la palla addosso e facevo gol, quindi non è il problema. L'importante è creare e avere questa intensità e sapere che anche noi ci siamo e giocarcela ogni partita alla morte con tutti. Questo è quello che io devo riuscire a fare da qua comunque in poi. Tra le varie occasioni ricordiamo quella di Ilario, quasi dalla bandierina, calcia al volo e per poco non becca l'incrocio dall'altra parte. Sarebbe stato un euro gol, però anche lì forse è pensato non è giornata. Perché magari Purtroppo quell'episodio lì. quando non riesco a fare il gol ci stavo ripensando, poi invece alla fine anche siamo riusciti a fare l'1-0, ma primo tempo sono state clamorose, anche al secondo tempo Anthony, credo che ci sia stata, a parte i rigori, una palla che dove ha fischiato un fuorigioco dove andava da solo Anthony, a parte Certo, l'espulsione prima. C'è stata una palla che è incredibile, fischia un fuorigioco del genere, era almeno 1,5 m dentro, gli ha fischiato un fuorigioco e andava da solo. Però credo che il Ghilarza è una buona squadra, lo sapevamo, oggi abbiamo fatto noi una grande partita, bisogna prenderci i meriti finalmente di quello che abbiamo fatto. poi quelle scorie che vi stavate portando appresso l'hai regolato tu nel finale perché beccate un gol, sale la paura, però poi alla fine avete goduto anche altrimenti c'è il fischio di più Sì, probabilmente. perché purtroppo in queste partite ogni errore lo stavamo pagando. Oggi abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato, quindi ho detto, ma meno male che siamo quasi alla fine, forse riusciamo ad arrivare. E così è stato. Siccome non vi fate mancare niente, passate da una capolista all'altra, oggi il Ghilarza e la prossima Lillo. Però era l'importante poter vincere una partita e andare con un umore diverso, soprattutto Una con una settimana di meno. consapevolezza anche diversa di quello che comunque potremmo diventare, perché oggi non siamo ancora nessuno, però andiamo a fare una partita, è chiaro che andiamo a giocare con la squadra più forte di questo allestita per essere la più forte, però noi andiamo a giocarci, ma comunque andiamo con un umore diverso. È chiaro che i risultati poi condizionano anche i giudizi, perché il secondo tempo fatto col Sant'Elena, per citare una delle gare che avete fatto, non è molto diverso da ispezioni di gara di oggi, però poi non arriva il risultato pieno, oggi è arrivato e lì nasce la consapevolezza, che si ottiene quello che vedi il prodotto della gara in campo. No, io poi sono uno che purtroppo vorrebbe giocare sempre bene perché comunque mi piace un po' la mia filosofia, a volte ci si riesce, ma anche col Taloro qua abbiamo fatto un primo tempo che
potevamo essere 3-0, invece hanno fatto un gol loro, eravamo 0-1. Siamo rientrati in campo e dopo 2 minuti siamo rimasti in 10, quindi era una partita storta anche quella. Magari il vento sta cambiando, perché in 10 rimangono gli avversari. Esatto, speriamo quello. Possiamo dire che è una svolta questa? Speriamo. Magari sia la strada giusta. Esatto, lo diranno i risultati. Esatto. Grazie Giampaolo, complimenti. Grazie a te, grazie.